Prima uscita pubblica per l'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, candidato presidente alle prossime regionali della coalizione Abruzzo Insieme. Il professor D'Amico è intervenuto nel pomeriggio di oggi a Pescara all'Assemblea d'Italia Viva dal titolo Il compito dei riformisti. Con l'Abruzzo un laboratorio politico, le forze riformiste insieme proprio per contrapporsi al centrodestra. Direi, oltre che avere una battaglia, per iniziare a scrivere una nuova pagina nella storia della nostra regione, una pagina che parli di sviluppo, che parli di crescita, che parli di diritti, che parli di una sanità per i cittadini, che parli di tanti argomenti che gli abruzzesi stanno aspettando da tempo. Perché ha accettato questa sfida che sulla carta è una sfida complicata, difficile da vincere? Ma proprio perché è difficile l'accettiamo le sfide, per citare Kennedy. Io direi, ho sempre detto che persone che hanno avuto come me la fortuna di ricevere tanto da questa regione, dalle istituzioni pubbliche di questa regione, a un certo punto devono iniziare a restituire quello che hanno avuto. L'Abruzzo un laboratorio politico in vista delle prossime elezioni regionali con i riformisti uniti per contrastare il centrodestra? Noi stiamo lavorando a livello nazionale per rispondere ad un bisogno di rappresentanza di chi non si sente a casa né con la destra nazionalista guidata da Giorgia Meloni, che viene insidiata a destra da Matteo Salvini, né con una sinistra radical populista che sta giocando una sua partita di leadership fra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Crediamo che in mezzo a queste due polarità ci sia un bisogno di rappresentanza ed è per questo che stiamo costruendo la lista del centro per le prossime elezioni europee, che ha una caratteristica: vuole partire dai territori, non essere eteroguidata dal centro, non essere un luogo in cui si scaricano le dinamiche romane.